Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del TG Games Limited. Puntata diciamo abbastanza tranquilla, ma ci sono delle novità importanti verso la fine della puntata che non riguarda il mondo dei videogiochi. Ma cominciamo come ogni venerdì dalle notizie sulle Limited. Cominciamo da Limited Run, perché anche questa settimana Limited Run ci proporrà dei nuovi giochi. E si comincia con un gioco che già è stato messo in preordine martedì, ovvero Billion Road, che praticamente è una specie di Mario Party. Infatti voi avrete un tavolo da gioco, lancerete un dado, il vostro personaggio si muove sul tavolo e poi ci saranno dei tanti vari minigiochi all'interno di questo tavolo da gioco. Insomma, molto simile a Mario Party ed è già disponibile per il preordine nella versione Nintendo Switch, versione classica, gioco non prodotto direttamente da Limited Run, che comunque si può prenotare dal sito di Limited Run. Ma passiamo ai giochi che invece usciranno oggi, vi ripeto, a partire dalle 3, non dalle 4, perché loro non hanno cambiato l'orario. Potremo prenotare un gioco per PlayStation 4 e uno per Nintendo Switch. Per PlayStation 4 avremo niente meno che Art of Fighting Anthology, questa compilation che contiene tutti e due i capitoli di Art of Fighting, questo bellissimo picchiatura incontri del mondo Neo Geo, uno dei giochi con gli sprite più grandi probabilmente tra i picchiaduro Neo Geo, e il primo è stato uno dei miei preferiti, tant'è che ho anche la versione su cartuccia, uno dei pochi giochi originali per Neo Geo che ho su cartuccia. E quindi ragazzi, bellissimo questo gioco che uscirà sia in versione normale fisica su PlayStation 4 e naturalmente uscirà anche la Classic Edition con la scatola classica stile Neo Geo, con all'interno il gioco e una mini cartuccia che riproduce la cartuccia vera Neo Geo. Insomma, come al solito, per me anche questo sarà imperdibile, visto che li ho presi tutti finora e non potrò perdermi anche questo. E poi sarà prenotabile invece per Nintendo Switch Tower Fall, che invece è un gioco che ricorda tantissimo Super Smash Bros, perché avremo delle arene con i nostri personaggi, potremo giocare fino a 4 giocatori che si uccidono all'interno di questa arena, che è praticamente una specie di platform con grafica classica 16-bit, e voi dovete cercare di uccidere i vostri avversari. Insomma, un gioco particolare che sarà prenotabile sul sito di Limited Run, anche questo sia nella versione normale fisica che nella Collector Edition, con all'interno tanti contenuti. Quindi ragazzi, di questo avremo anche la Collector Edition, quindi due giochi questo pomeriggio a partire dalle 3. Passiamo poi a una nuova casa, non nuova perché in realtà abbiamo già visto un altro gioco, ma è da un bel po' che non ne sentiamo parlare, ovvero Premium Edition. Infatti si è messo in preordine un nuovo gioco che si chiama Pingeon Dev Games Collection, e che praticamente è una compilation che all'interno contiene 4 giochi, ovvero Always on P, che già abbiamo visto tempo fa nella versione PS Vita, Always on P 2, anche questo è praticamente come l'altro, è un platform con protagonista questo personaggio che ricorda un po' Kirby e che ha questa grafica in stile Game Boy, quindi tutta in colore verde e nero. Poi troveremo Bucket Knights, che invece è un platform, anche questo con una grafica un po' strana, è un gioco tipo NES, però i personaggi sembrano dei pezzettini di carta che si muovono all'interno del livello. E poi avremo Explosive Jake, che invece è una specie di Bomberman, sempre con questa grafica che sembra quasi stile NES, però con questi personaggi che sembrano dei pezzi di cartoncino messi lì, quindi grafica molto particolare. Tutti e 4 i giochi in questa compilation, che si potrà preordinare in 3 versioni differenti. Avremo la Premium Edition, proprio come il nome della software house, che praticamente ci mette a disposizione il gioco più alcuni gadget e una sovracover di cartoni. Poi avremo la Retro Edition, che invece in più aggiunge una scatola in stile NES, visto che questi giochi hanno questo vecchio stile, più altri gadget, cioè un artbook. E poi avremo la Deluxe Edition, che invece è super ricca e contiene una specie di raccoglitore con all'interno un artbook più grande e una scatola in stile Neo Geo, con la stessa copertina della versione
Retro Edition, che sembra la versione NES, però ha la scatola tipo Neo Geo. Poi ha tanti altri gadget, c'è una specie di televisore, perché i giochi sembrano tutti all'interno di un televisore. Insomma, ragazzi, una bella collector. La versione più grande costa $99, sono tutte in versione USA. Non ho mai acquistato da Premium Edition, comunque vi lascio il link per poter preordinare la versione che più vi interessa. Passiamo poi a Super Rare Games, perché anche loro hanno aperto i preordini per un nuovo gioco che si chiama Yes, Your Grace, e che è un gioco per Nintendo Switch naturalmente, ed è una specie di simulatore di, diciamo, regno, perché voi siete un re all'interno di questo regno e ci saranno i vostri sudditi che vi faranno delle richieste, voi dovrete, diciamo, esaudire le richieste dei vostri sudditi e poi dovrete anche vivere la vostra vita con vostra moglie, poi ci sono anche dei maghi, insomma, un simulatore di re molto particolare. È disponibile sul sito di Super Rare Games nella versione Switch normale, naturalmente sempre la versione Super Rare Games vi danno la bustina con le card e gli adesivi. E questo, ragazzi, è il secondo gioco del triple pack, quindi appena uscirà il terzo vi manderanno tutti e tre i giochi, se come me ordinate sempre il triple pack. Tra l'altro è ancora disponibile con già questi due giochi, poi quando uscirà il prossimo vi avviserò. Poi passiamo a Red Dirt Games, perché anche loro hanno aperto i preordini per un nuovo gioco, anche questo è un gioco un po' strano, che si chiama Metropolis Lux Obscura per PlayStation 4, e che è praticamente un misto tra un fumetto e un puzzle game. Infatti è un classicissimo puzzle game in cui voi dovrete fare i tris di oggetti simili, insomma proprio classico, però nel frattempo ci sarà una classicissima storia raccontata in stile fumetto, quindi molto carino anche questo gioco e sicuramente da tenere sott'occhio, perché costa anche poco, costa €19 sul sito di Red Dirt Games e vi lascio il link per poterlo ordinare. Passiamo poi a Nicalis, che ultimamente sta facendo uscire un sacco di giochi e che praticamente ci apre i preordini per un nuovo gioco che si chiama Monkey Barrels, che praticamente è uno sparatutto, un bullet hell con protagonisti delle scimmie, con grafica con visuale dall'alto, con queste scimmie che sparano da tutte le parti. Insomma, un gioco carino e disponibile nella versione Nintendo Switch fisica, vi lascio il link per poterlo preordinare. Poi passiamo a Pixel Love, perché anche loro tra poco, il 17 di novembre, apriranno i preordini per un nuovo gioco che si chiama Unruly Heroes e che praticamente è un platform con una grafica veramente molto bello, che ricorda tanto Ori come grafica, anche se è un po' diverso. Infatti qui abbiamo come protagonisti i personaggi di quel famoso... di quella leggenda cinese con la scimmia e il maiale, insomma la leggenda da cui ha preso origine anche Dragon Ball. Molto bello questo gioco da Pixel Love, è disponibile sia nella versione PlayStation 4 che nella versione Nintendo Switch classica normale, ma anche nella Limited Edition, le classiche Limited Edition di Pixel Love, con questa scatola con le scritte al contrario rispetto a tutte le altre collector, con all'interno l'artbook. Insomma, molto carina questa collector, costerà intorno ai 59 la collector e intorno ai 35 il gioco, quindi ragazzi vi lascio il link delle collector, poi potete trovare anche le versioni normali per poterli ordinare. Poi passiamo a Nis America, perché anche loro hanno aperto i preordini per due nuovi giochi, ovvero una coppia di giochi all'interno della stessa cartuccia, che si chiamano Saviors of Sapphire Wings e Stranger of Sword City Revisited, che praticamente sono dei giochi di ruolo tipo giochi di ruolo all'interno di dungeon in prima persona con gli scontri a turno, insomma giochi un po' classici giapponesi, che sono stati messi tutti e due all'interno di questa cartuccia, anche perché sono molto simili, e da Nis America è disponibile la Limited Edition per Nintendo Switch, che contiene tanti tanti contenuti, e vi lascio il link per poterla preordinare. Il secondo gioco del quale sono stati aperti i preordini, del quale abbiamo già parlato tra l'altro tempo fa, è Disgaea 6 Defiance of Destiny, questo nuovo capitolo
di questo misto gioco di ruolo strategico famoso, ormai sono molti anni che Nice America punta su questo gioco, ed è arrivato al sesto capitolo, che è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, e da Nice America si può già preordinare la Limited Edition, anche qui, che contiene tanti bei contenuti, e vi lascio il link per poterla preordinare. Passiamo a PlayAsia, perché ha aperto i preordini per un gioco che abbiamo già visto da Limited Run, ovvero Fahrenheit 15 Anniversary Edition, che però sarà prenotabile nella versione PAL, che contiene il gioco in versione fisica più una sovracover di cartone, e che quindi vi lascio il link per chi magari non ha preso la versione Limited Run. Io ho preso quella, la Collector, tra l'altro. Comunque, qui da PlayAsia è disponibile la versione, diciamo, speciale, versione PAL, e vi lascio il link per poterla preordinare. Passiamo poi ad Arcade 1UP, perché apri preordini per due nuovi non cabinati arcade, ma dovete sapere che Arcade 1UP fa anche i flipper digitali, chiamiamoli così, perché abbiamo un flipper non meccanico, ma c'è uno schermo LCD grande, lungo, all'interno del quale si possono intercambiare vari flipper. Quindi è una cosa molto interessante, è realizzato in collaborazione con Zen, che naturalmente produce le versioni per console di vari flipper, e hanno messo in preordine due nuovi, diciamoli, cabinati da flipper, ovvero il cabinato di Star Wars Pinball, che contiene varie tavole, vari flipper della storia di Star Wars, e il cabinato di Marvel's Pinball, che invece contiene i vari pinball della storia di Marvel, da Spider-Man a tutti gli altri supereroi della Marvel. Insomma, molto belli questi, chiamiamoli cabinati pinball, chiamiamoli così, fatti abbastanza bene, sono una riproduzione di quelli grandi, però sono fatti molto bene, e se si riescono anche a intercambiare vari flipper, tra l'altro questa è un'idea che avevo avuto anche io, lo volevo fare anche io con un televisore montato all'interno di un cabinato di legno, comunque l'hanno fatto loro, si può acquistare, vi lascio il link per andare sul sito di 1UP, ma questi due non si possono prenotare direttamente dal sito di 1UP, ma poi si acquistano dalle varie catene che collaborano con Arcade 1UP, tra cui c'è GameStop, però siccome che è americano si parla di GameStop americano, e quindi da noi non so se riuscite a far arrivare, comunque sappiate che esistono questi, anche questi cabinati dei pinball. Poi passiamo a un mistero, perché due settimane fa su Twitter era comparso un tweet misterioso di una nuova, diciamo, software house di Limited, che si chiama Limited Rare Games, un misto quindi tra Super Rare Games e Limited Rare Games, che ha annunciato l'apertura dei preordini per un gioco molto controverso che si chiama Tamashii, e che è un platform però a sfondo satanista, infatti all'interno ci sono simboli strani, satanisti, illuministi, cose strane all'interno, e il gioco mi sa che era anche difficile da trovare in versione digitale, e questa software house ha deciso di produrre la versione fisica di questo gioco. Ma qual è il mistero? Il mistero è che il sito esiste, ma all'interno ci sono anche lì dei simboli strani, ma non si può preordinare e vedere niente, quindi non si sa se alla fine questo gioco si potrà ordinare. Su Twitter l'hanno messo, io ve la do la notizia, se poi dovessero mettere a posto il sito, magari il sito è solo in costruzione, poi effettivamente veramente mettono in vendita il gioco, se dovesse essere, comunque io li tengo sotto controllo e vi annuncerò in caso venga messo all'interno del sito. Poi passiamo a una notizia, diciamo, classica per i giochi classici, infatti è stato annunciato Mass Effect Legendary, questa compilation che conterrà tutti e tre i capitoli di Mass Effect usciti su PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Tra l'altro il primo Mass Effect era un'esclusiva Xbox 360, poi è stato, diciamo, portato anche su PlayStation 3, poi il 2 e il 3 sono usciti anche su PlayStation 3. Io di questo ho tante belle collector. Ebbene, sappiate che è stata annunciata questa
remake con una grafica tutta rifatta, aggiornata ai tempi nostri, che uscirà su PlayStation 4, Xbox One, ma anche su PlayStation 5, Xbox Series X e PC. Quindi una bella trilogia, sicuramente uscirà in versione fisica, ma è molto probabile che di questa esca anche una bella collector. Al momento non è stato annunciato niente, comunque se dovessero annunciarla ve lo farò sapere qui sul TG Games Limited. E finiamo la puntata parlando di quello di cui vi ho già annunciato all'inizio. Infatti mi sono preparato questo bel fogliettino, perché dovete sapere che Disney ha dato le nuove date, scusate il gioco di parole, le nuove date di tutte le uscite dei loro film da qui al 2028, ragazzi, da qui al 2028. Un bel po' di uscite, naturalmente si è parlato sia dei film Disney, sia dei film Fox, sia dei film Star Wars, ma quello che a noi interessa di più sono i film Marvel. Infatti abbiamo finalmente le date dei nuovi film Marvel e adesso ve le vado ad elencare. Infatti finalmente Black Widow ha una nuova data, finalmente per modo di dire, perché è già la quarta o quinta volta che sparano la data, e il film della Vedova Nera uscirà, salvo complicazioni, il 7 di marzo 2021. Speriamo che questa volta sia la volta buona, anche se secondo me avrebbero dovuto spostarlo a luglio-agosto, che gli unici mesi liberi sono quelli. Comunque, il 7 di marzo uscirà Vedova Nera. Invece, in estate, a luglio, o più precisamente il 9 di luglio 2021, uscirà Shang-Chi e i Dieci Anelli, il nuovo film della Marvel a sfondo, diciamo, di arti marziali, che praticamente ha sorpassato altri film. Infatti questo deve uscire molto dopo e probabilmente era già in produzione, e quindi l'hanno piazzato il 9 di luglio. Infine, nel 2021, il 5 novembre, uscirà anche finalmente Eternals, che io sto aspettando tanto perché secondo me sarà un film molto interessante per la storia dei film Marvel. Quindi 5 di novembre uscirà Eternals. L'anno dopo, nel 2022, il 25 di gennaio uscirà Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Quindi ragazzi, Doctor Strange è stato spostato fino al 25 di gennaio 2022. Anche questo è un film molto molto importante, che tra l'altro seguirà la storia di WandaVision, che vedremo invece su Disney Plus. Poi l'11 di febbraio, quindi già il mese dopo, qualche giorno dopo, che dal 25 gennaio all'11 di febbraio, pochi giorni, uscirà invece Thor Love and Thunder, il nuovo capitolo di Thor, anche questo molto interessante. Poi il 6 di maggio uscirà invece il secondo capitolo di Black Panther, che adesso è un mistero perché, come sapete, l'attore ci ha lasciati, quindi probabilmente sarà fatto per passare, diciamo, il testimone alla sorella, ma non si sa, vedremo. Comunque il 6 di maggio 2022 Black Panther. L'8 di luglio invece avremo il secondo capitolo di Captain Marvel, che probabilmente parlerà di Secret Invasion, quindi anche questo molto interessante. E come vedete, nel 2022 siamo già a 4 film, ma non finisce qui, perché il 7 di ottobre uscirà un altro film, probabilmente sarà il film di Blade, perché tra quelli nominati è l'unico che manca all'appello. Quindi ragazzi, 5 film nel 2022, meno male, perché dopo essere rimasti un po' a bocca asciutta, almeno c'è qualcosa. Poi ci sono anche tutti i film di Sony, perché questi sono i film di Disney, c'è il nuovo Spider-Man, ci sono tutti gli altri personaggi di Spider-Man, c'è Venom 2 per esempio, anche questi usciranno in questi 2 anni, quindi comunque ne avremo di film da vedere. E poi sono state date altre 4 date, ovvero il 17 di febbraio 2023, dove probabilmente vedremo, secondo me, i Fantastici 4, il 5 di maggio 2023, dove invece probabilmente vedremo gli X-Men, il 28 di luglio 2023, dove probabilmente invece ci sarà un nuovo capitolo degli Avengers, ma magari i Young Avengers, e poi il 3 novembre 2023. Quindi queste sono tutte le date dei film Marvel, ma ci sono altre date interessanti da segnalare. Infatti il 29 luglio 2022 uscirà il nuovo film di Indiana Jones, il quinto capitolo, che sarà un passaggio di testimone anche al nuovo Indiana Jones, perché sennò l'attore ormai ha l'età che ha.
E poi il 16 di dicembre 2022 ci sarà il secondo capitolo di Avatar, mentre il 23 dicembre 2023 ci sarà il primo capitolo della nuova trilogia di Star Wars, quindi comincerà una nuova trilogia e il 23 dicembre sarà il primo capitolo. Il 20 dicembre 2024 ci sarà il terzo capitolo di Avatar. Il 19 dicembre 2025 il secondo capitolo della trilogia di Star Wars. Il 18 dicembre 2026 il quarto capitolo di Avatar. Il 17 dicembre 2027 ci sarà il terzo e ultimo capitolo della, quarta trilogia di Star Wars, quindi ragazzi il 27 dicembre 2027 e il 22 dicembre 2028 ci sarà Avatar 5, quindi ragazzi ne avremo di che vedere sempre che si risolva questa situazione e si possa ricominciare ad andare al cinema o che almeno questi film ce li possano far vedere su altre piattaforme, perché sennò stiamo aspettando invano un sacco di film. E con questo ragazzi è tutto per questa puntata, ci vediamo venerdì prossimo con la nuova puntata del TG Games Limited. Alla prossima, ciao ciao! Oggi invece alle 3 partiranno i preordini, vaffanculo, che invece è una specie di... Che cazzo è quello, sinceramente? Proprio come il nome della... E naturalmente questo è il secondo gioco del triple pack che hanno cominciato col nuovo triple pack, se non sbaglio. Fammi vedere che mi sa che sto dicendo una bella cazzata. Sembra un classicissimo puzzle game in stile sul sito di Super Rare Games che si chiama Huruluhuru. E questa software house ci sarà una bellissima storia raccontata in stile fumè e baffanculo. E finiamo la puntata parlando di quello di cui dovevamo